Ciao raga, oggi vi parlo di questo libro qua, di Anto Pasilina, spero si riesca a vedere bene, Adam ed Eva, bellissimo libro, e Pasilina è morto già da un po', questo è un libro che è stato scritto da Pasilina del 93 ed è stato pubblicato adesso in Italia, tradotto dalla Iperborea, questa è la versione ebook. È un bellissimo libro, parla di un elettricista, chiamiamolo così, elettrauto, che aveva la passione anche dello studio delle batterie. E che cosa ha fatto? Continuò a studiare, sperimentava nuove batterie, finché cosa è successo? Mentre ne sperimentava una di queste, è scoppiato il suo piccolo e banalissimo laboratorio e si è trovato, pensate che lo scoppio ha fatto anche bruciare la macchina, si è salvato solo un po' di carta e era riuscito a scoprire proprio in quel periodo una batteria piccolissima che pesava un 10% di quelle tradizionali e che poteva essere utilizzata per moltissimo tempo, si ricaricava, insomma una soluzione meravigliosa per tutto, per il mondo, per l'energia. E si mette insieme a un'avvocatessa di Helsinki, la quale anche lei è interessata a questo, e nel giro di un tempo brevissimo fanno una caterva ma di miliardi, diventano fra gli uomini lui l'uomo più ricco della terra, perché riesce a vendere la batteria ai giapponesi, a tutto il mondo. In effetti queste batterie erano grandi come scatolette, un 20% delle batterie tradizionali avevano un'energia diciamo pure infinita. È pienissimo questo libro dell'ironia, delle verve, delle invenzioni di Pasilina. È veramente dire proprio è il miglior Pasilina che conosciamo, no? Non a caso, mentre lo leggevo mi chiedevo, ma accidenti, ma non è uno degli ultimi libri? E alla fine, andandomi a rivedere la data di pubblicazione, ho visto appunto che era il 93. Se conoscete Pasilina, credo che questo libro sarà uno forse dei migliori che trovate. Io ne ho letti molti di Pasilina, mi piace, è un bravissimo scrittore, diventato famoso per l'anno della lepre e per altri tipi di testi. Questo però io lo consiglio proprio vivamente, è proprio, c'è da sbellicarsi alcune volte, sbellicarsi delle risa, delle invenzioni terribili proprio che adesso non vi sto qua a dire. Questo è proprio veramente il consiglio di oggi. Vi faccio vedere la copertina, spero si riesca a vedere, se per caso magari a volte se fate come capita a me che a volte ci si dimentica il titolo, però rimane impressa questa copertina, Adam ed Eva, Adamo ed Eva, che sono i nomi anche dei due principali protagonisti. Bene, buona lettura e a presto.